potrete ascoltare le loro parole, qualche famiglia che porta a passeggiare il cane, e vedete, questa è la bellezza di Piazza Italia, i suoi palazzi con un'architettura particolare, insomma. Però il tema di cui vi voglio parlare oggi è vitalizi, reddito di cittadinanza. Trovate voi quali sono le differenze. E sembra una domanda provocatoria, in effetti lo è, una domanda tipica all'arciere, diciamo, dai, se consentitemi ormai di dare un'espressione anche a modi di essere, a modi di fare che sono tipici. Mi copro perché fa un venticello fresco, anche se la giornata l'avete vista è di un sole splendido. Vitalizi e reddito di cittadinanza possono sembrare due concetti un po' agli antilopi, come direbbe Nino Frassica, no? Agli antipodi, per meglio dire. Però hanno in comune il modo di vivere, ma solo quello però, perché chi ha dei vitalizi ha un modo e uno stile di vita completamente diverso da chi percepisce il reddito di cittadinanza. Adesso però andiamo con ordine. Che cos'è il vitalizio? Il vitalizio è semplicemente un privilegio che i politici si sono assegnati, non si capisce bene da quale mente diabolica è uscito fuori questo maledetto o benedetto vitalizio. Insomma, alla fine della storia tu ti fai anche un giorno in Senato, alla Camera dei Deputati, quando raggiungi l'età pensionabile godi di un vitalizio, che è abbastanza anche sostanzioso. Il reddito di cittadinanza invece è un aiuto che lo Stato da chi, prego, prego, lo Stato dà a chi, intanto qualcuno ci saluta, lo Stato dà a chi in effetti vive un momento di disagio e quindi cerca di dargli comunque quel minimo di dignità. Molti si sono scatenati, dicono i vitalizi li danno, i vitalizi, il reddito di cittadinanza viene dato a chi non ha bisogno, ai vagabondi, agli extracomunitari, eccetera, come se fosse il male assoluto. Cioè, in Italia siamo veramente cattivi, siamo un popolo di incattiviti, nel senso che ce la prendiamo con chi? Con il più debole. Magari non con quelli che ci speculano, sicuramente le regole vanno rispettate, ma noi questo lo diamo per scontato: chi ci specula con il reddito di cittadinanza finisce in galera, cioè su questo non ci sono dubbi. Però molti dicono lo diamo ai vagabondi, a questo e a quell'altro, non pensando che comunque dietro ogni persona, o peggio ancora dietro ogni famiglia, ci sono delle persone che per mille motivi possono avere comunque avuto dei problemi. Allora tu, Stato, che sei il buon padre di famiglia, lo aiuti. Quindi non è che chi non ha nulla ha deciso di non avere nulla ed è un vagabondo o un nulla facente. Io conosco persone che hanno tantissima voglia di fare, hanno tantissimo talento, eppure non riescono in questa questo nostro bel paese, ma tra i rigori della burocrazia, del menefreghismo, non riescono ad esprimere il loro talento nei campi dove sono più portati. E invece che succede? Succede che vanno avanti i raccomandati, si va avanti non per merito. Allora, piuttosto che prendersela con chi per esempio ha un lavoro negli enti pubblici e non fa niente, ma fa un cazzo dalla mattina alla sera, ecco, lì va tutto bene. Magari sono proprio quelli che scrivono che il reddito di cittadinanza viene dato ai vagabondi addirittura. Cioè, ma non scherziamo, comunque sia anche un vagabondo ha diritto di vivere, ha diritto di essere sostenuto, è un figlio dello Stato, è lo Stato stesso. Quindi, cioè, veramente mi viene una pelle d'oca a leggere alcuni commenti. Poi il fatto
che il reddito di cittadinanza sia legato al, potenzialmente a quello che può essere un lavoro, è solo una speculazione politica di chi dice: bene, hanno detto che davano il reddito di cittadinanza e poi li facevano lavorare, ma se il lavoro non c'era prima, non ci sarà neanche dopo. Forse questo è stato un po' l'errore di metodo. Il reddito di cittadinanza va dato a chi ha bisogno e magari non può più rientrare nel mondo del lavoro, o per l'età, o perché comunque il lavoro tende sempre a sparire. Io l'ho sempre detto e anche scritto qualche volta: da qui a 500-600 anni il lavoro non ci sarà più per nessuno, non ci saranno avvocati, non ci saranno medici, non ci saranno, perché si verrà sostituiti da quelli che è l'intelligenza artificiale. Voi pensate, vi faccio un esempio: un computer che contenga tutte le sentenze di una nazione, tutti i processi di una nazione, che deve analizzare un processo singolo. Ci impiega due attimi, capisce bene qual è la situazione in base anche ai processi passati, e in un attimo ti dà la sentenza. Quindi sparisce per certi versi anche quello che sono le figure che da sempre sono rappresentative di una società. Quindi si vivrà completamente in maniera diversa, si tenderà sempre e comunque a lavorare meno e, secondo me, ad esprimere sempre di più il talento. Cioè, ognuno dovrà essere libero di essere e di esprimere quello che più gli piace, quello che più gli pare piace. Io non capisco poi, e qui mi meraviglio, dice: c'è un muratore che ha lavorato 40 anni e prende 700 anni, 700 euro al mese di pensione. Poi c'è uno chi? Che prende senza aver fatto mai nulla, ma che cazzo ne sai tu se ha fatto o non ha fatto, e prende il reddito di cittadinanza magari 1.000-2.000 euro. Ma che cazzo ne sai cosa ha fatto lui della vita? Le vite sono singole, ogni singola persona ha una sua storia e comunque è un essere umano. Quindi fare questi paragoni, questa guerra tra poveri, veramente mi delude, mi lascia l'amaro in bocca. E invece per i vitalizi, anche i signori politici di un certo livello, fanno la guerra a mantenerla, perché comunque riguarda loro stessi. Insomma, cerchiamo di essere un po' seri e cerchiamo di andare al nocciolo della questione. L'assistenzialismo è sempre esistito e esisterà sempre, ma l'assistenzialismo è quello positivo. Cioè, lo Stato non può lasciare un figlio che è in difficoltà per strada. E nessuno sceglie di non lavorare, lasciamo perdere l'un per un milione che non ha voglia di lavorare, ma tutti hanno voglia di fare qualcosa, di rendersi utile, di vivere nella collettività. Io non ho mai conosciuto nessuno che non ha voglia di lavorare. Magari piuttosto che lavorare 8 ore, magari uno lavora 5, 4. Invece ho conosciuto persone che hanno il posto di lavoro in enti pubblici che non hanno voglia di fare un cazzo dalla mattina alla sera. E sono lì che si passano il tempo, passano tutto il loro tempo uccidendo quella che è la loro vita, a fare un cazzo dalla mattina alla sera. Ma che vita è? Quelli sono i veri fannulloni, quelli sono i veri vagabondi, e ce ne sono a migliaia. E noi come giornalisti faremo delle inchieste, così vi faccio notare cosa significa percepire il reddito di cittadinanza avendone i requisiti e cosa significa essere davvero fannullone e vagabondo pur avendo uno stipendio che sottrae energia allo Stato e non sviluppano quello che deve essere il loro mestiere. E ce ne sono tanti. Cioè, ovunque andrò beccherò sempre le persone fannulloni. L'80% negli uffici degli enti pubblici sono dei fannulloni, c'è gente che non fa un cazzo dalla mattina alla sera. Allora cerchiamo di prendercela con questi e non con chi che poi una parte 3 milioni che sono, anzi siamo, perché anch'io sono un percettore di reddito di cittadinanza, però io mi faccio un mazzo così dalla mattina alla sera a offrire un servizio gratis alla gente. Quindi, cioè, non mi venite a raccontare che chi percepisce il reddito di cittadinanza non ha una storia, è un fannullone, non ha voglia di lavorare. Cioè, ma non scherziamo, cioè, non diciamo baggianate, non diciamo cazzate, non diciamo cazzate. E poi, come invece qualcuno ha scritto, dice: negli altri paesi è 30 anni che c'è, andate in Svezia o comunque nei paesi più evoluti civilmente. Poi bisogna vedere il punto di vista su quella che la parola evoluzione, su come viene intesa, quindi dal punto di vista da come viene intesa, però, cioè, tutti danno il sostegno, la Francia stessa, la Germania, voglio dire, chi è in difficoltà va sostenuto.
gente, gente sveglia, mentre i vitalizi vanno tolti, ma non perché io sia del Movimento 5 Stelle o del PD o del... io sono un cittadino. Il vitalizio è un privilegio, non è un diritto acquisito, mettiamocelo bene in testa. Per cui sti cazzi di vitalizi, questi accumuli di pensioni di questa gente che arriva a una certa età e non sa manco che cazzo fare dei soldi se non distribuirli ai figli e ai nipoti a renderli loro sì che sono dei parassiti del vitalizio del padre o del nonno o dello zio. Basta! Togliamoli e poi tutti questi accumuli di pensione, una pensione singola. Quanto, vabbè, hai lavorato, hai guadagnato, sei stato bravo, magari hai 10 appartamenti o okay. Che, ti do 5.000 euro al mese il tetto e basta, il resto non rompere i coglioni, va distribuito in quella che è la collettività che magari ne ha più bisogno di te. Quindi diciamo che questo, secondo la mia opinione, sono i punti di riferimento per aver chiaro cosa sono i vitalizi, cioè. Non sono dei diritti acquisiti, i privilegi non possono mai essere diritti acquisiti, il privilegio deve essere qualcosa del momento, in quel momento ti do un privilegio, ma non lo devo poi strutturare e farlo diventare addirittura un modello di vita. Basta. Dice, ah, ma io ce l'ho e quindi me lo tengo, ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Tu ti prendi, se hai la possibilità di aver avuto... La fortuna di aver avuto il lavoro, di essere nella politica, sei stato baciato dalla fortuna perché comunque la collettività te lo ha consentito, non è che tu da solo hai fatto tutto questo. Bene, intanto ringrazia e baci a terra, ringrazia a Dio e baci a terra. E dopodiché ti devi accontentare nella tua vita, quando sei anziano, perché poi tutti saremo anziani che ha la fortuna di arrivarci, ti devi accontentare un tetto, 5.000 euro. Con 5.000 euro che cazzo devi fare? Qualcosa avrai messo da parte, non ti manca nulla, beh, i tuoi figli e gli altri imparano ad affrontare la vita. Ma di che cazzo stiamo parlando? Quindi via questi vitalizi, anche gli ex presidenti della Repubblica, tutti questi privilegi, vanno tolti. Basta, è finito. Hai fatto il presidente della Repubblica, fine. Adesso campa con 5.000 euro al mese. Quindi, adesso, ma questo non è populismo, ma questa è filosofia spicciola. Cioè, è buon senso al mio paese, si chiama. Ecco, a Livella dovrebbe essere messa prima della morte, lì dove tutti poi si diventa uguali. A Livella dovrebbe essere messa sul tetto della pensione, quindi mettere un tetto della pensione per tutti, perché per il muratore che ha lavorato una vita, si è fatto il mazzo così, l'operaio, il metalmeccanico, alla fine sai... Che ti devi prendere per tutti un tetto, guardate, 5.000 euro. Tutti prenderanno 5.000 euro di pensione. Quantomeno chi si è sacrificato nella vita, nella vecchiaia se la può godere, può essere più tranquillo, può avere la possibilità da nonno di andare a trovare i nipotini, di regalare i 100 euro, di regalare la bicicletta al nipotino. Insomma, una società evoluta dovrebbe guardare a questo. Mentre noi, che cosa. Per finire questo lungo racconto, che mi auguro venga ascoltato, perché poi non sono parole buttate al vento, dobbiamo finirla con questa cattiveria, dobbiamo finirla di guardare gli altri come nostri avversari e come nostri nemici, dobbiamo finirla che se gli altri prendono qualche aiuto, oddio, io non lo prendo, allora lui è un vagabondo o comunque una cattiva persona. Finiamola, finiamola e rispettiamo le persone. Ognuno per la propria storia, ogni persona ha un'anima e va rispettata. Quindi non è questione, non faccio la morale, non sono né il Papa né niente, sono un larciere, uno che non le manda a dire. Però cerchiamo di riflettere sulle cose, non spariamo cazzate a vanvera. Non le spariamo. Un aiuto, qualunque esso sia, non è mai inutile. Un aiuto può cambiare la vita di una persona e un aiuto può essere anche un sorriso. Beccatevi questa frecciata dell'arciere al cuore di chi mi vuol bene, ma un grande vaffanculo a chi mi vuol male e a chi pensa che aiutare le persone sia aiutare dei vagabondi o comunque sia inutile. Bye bye!